Salve, buongiorno. Questo è il secondo comune dove governiamo in cui vado e devo dire che si respira tutt'altra aria. E vi ringrazio di aver eletto un sindaco del Movimento 5 Stelle. Io vi ringrazio veramente, perché il fatto di poter avere dei sindaci significa essere anche una forza politica di governo credibile, lo stiamo dimostrando. Non dobbiamo andare per forza al governo nazionale per dimostrare che sappiamo governare. Basta guardare l'operato dei nostri sindaci. Io Alvise non lo conoscevo, ci siamo conosciuti ieri parlando in pubblico a Rubano e lì ho capito tutte le cose che ha fatto, tutto quello che sta cercando di fare con onestà, con umiltà, quello che hanno fatto questi assessori, questa maggioranza del Movimento 5 Stelle, questo branco di persone incompetenti della politica, eversori, potenziali stupratori, tutto quello che ci hanno detto in questi mesi, in questi anni. Io oggi non voglio parlarvi a livello nazionale delle cose che non ci hanno fatto passare o anche delle cose che abbiamo scoperto e che gli abbiamo fatto saltare. Io voglio parlarvi delle cose che abbiamo approvato, delle cose che oggi sono legge dello Stato grazie al Movimento 5 Stelle, cioè dei risultati che ha portato a casa un movimento come il nostro dall'opposizione con tutti contro. Qui prima avevate Marco Davilla che fa parte della Commissione Attività Produttive. Ora, qualsiasi forza politica che va e si presenta alle elezioni vi spiega sempre che il suo primo obiettivo è il lavoro, il suo primo obiettivo è la tutela delle piccole e medie imprese e la tutela di chi un lavoro non ce l'ha. Peccato che poi il 99% di queste forze politiche arriva lì e li vedete che trasferiscono 7 miliardi e mezzo di euro alle banche, condonano 2 miliardi e mezzo di euro alle società di slot machine e chi più ne ha più ne metta. Noi siamo arrivati lì e credo che questa sia una notizia per realizzare il programma che in campagna elettorale vi avevamo spiegato, che avevamo formato insieme ai cittadini, discusso. E tra i 20 punti la tutela delle piccole e medie imprese c'è sempre stata, ma abbiamo fatto di più. Il movimento, grazie a voi, ha portato in Parlamento dei piccoli e medi imprenditori, persone che fino a un anno fa stavano nelle imprese, persone che fino a un anno fa erano imprenditori o erano dirigenti d'azienda e quindi conoscono bene le criticità di un'azienda italiana piccola e media che non è accreditata alla politica italiana e quindi deve vivere di un mercato privato con tutte le difficoltà del caso. E così in Commissione Attività Produttive in questi mesi sono passate due proposte che io credo meritino un attimo di attenzione perché sono così normali da essere rivoluzionari in un paese anormale come il nostro. E la prima, se non sbaglio, è a prima firma Mattia Fantinati, che è una persona che viene dalle imprese, mi pare che sia proprio di questa regione, che arrivato in Parlamento decide di scrivere 3 righe di emendamento. Gli emendamenti sono delle modifiche ai decreti legge. Il Parlamento, per come è combinato in questo momento, lo dovete immaginare come un binario su cui passano treni ad alta velocità che sono decreti legge, provvedimenti di governo, e se noi siamo bravi al massimo ci aggrappiamo e riusciamo a prendere il treno a volo per portare a casa qualche risultato per i cittadini. Stiamo cercando di invertire la tendenza, ma per ora il Parlamento è in queste condizioni. Presenta 3 righe di emendamento nelle quali scrive una cosa secondo me sacrosanta. Oggi abbiamo avuto tanti suicidi di imprenditori negli ultimi anni, non perché non riuscivano a pagare le tasse, ma perché lo Stato non gli pagava i lavori che facevano e loro non riuscivano a pagare le tasse. Sappiamo bene, se Stato non paga, imprenditore non paga tasse, se Stato paga, imprenditore paga tasse, questo dovrebbe essere il concetto. E scrive una cosa molto semplice: tutte le imprese che hanno crediti verso la pubblica amministrazione gli vengono sospese le cartelle di Equitalia finché lo Stato non gli paga quello che gli deve dei lavori che ha fatto.
questa proposta è legge dello Stato grazie al Movimento 5 Stelle. E il bello è stato che il Sole 24 Ore, che di certo non è il giornale del Movimento 5 Stelle, il giorno dopo in prima pagina pubblica un articolo: l'uovo di Colombo, ci volevano questi marziani per approvare una proposta di buonsenso. Ed è proprio questo il senso di quello che vi sto raccontando. Portare delle persone normali nel Parlamento di uno dei paesi più anormali del mondo significa fare la rivoluzione, ed è quello che si sta facendo in questo momento. Ancora, sempre in Commissione Attività Produttive, visto che ci eravamo impegnati con i piccoli e medi imprenditori per riuscire a migliorare la loro condizione anche dall'opposizione, non per forza aspettando di andare al governo, Davide Crippa ed altri come Marco scrivono un altro emendamento che per me, a me sta molto a cuore. Io vengo da una città che si chiama Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Tutti l'avete sentita nominare per la Fiat, una Fiat che per anni è stata lì a galleggiare nonostante fosse il monopolista di mercato della costruzione di automobili. Quando le cose non andavano bene prendevano soldi pubblici per riuscire a galleggiare un altro po', e quindi giù con i incentivi, cassa integrazione in deroga, rinnovo di macchinari e così via. Quando le cose non sono andate più bene se ne sono scappati, e alla fine abbiamo ancora 2500 famiglie in cassa integrazione in deroga, che non solo stanno male loro ma stanno facendo fallire il circuito di imprese e di esercizi commerciali che ci sta intorno. E il discorso qual è? Che se noi avessimo vincolato l'utilizzo dei finanziamenti pubblici all'obbligo di restare in Italia, non è che delocalizzi in Turchia, in Serbia o in Brasile, probabilmente non avremmo avuto la situazione che c'è oggi, delle delocalizzazioni selvagge. Ebbene, arrivano questi incompetenti in Parlamento e scrivono due righe, Davide Crippa e gli altri scrivono queste due righe in cui dicono: tutte le imprese che hanno utilizzato fondi pubblici per rinnovo macchinari o altro e delocalizzano devono restituire i fondi pubblici degli ultimi 5 anni che hanno percepito. E questa proposta oggi è legge dello Stato grazie al Movimento 5 Stelle, non grazie a quelli che si definivano gli imprenditori e quindi dovevano tutelare gli imprenditori, o grazie a quelli che si definivano pro-operai e dovevano tutelare gli operai. L'hanno fatto quelli del Movimento 5 Stelle. Ancora, io sono il vicepresidente della Camera, insieme a Riccardo Fraccaro, che è segretario di presidenza della Camera dei Deputati, sediamo in un organo che si chiama Ufficio di Presidenza della Camera, che è nient'altro che il Consiglio d'amministrazione della Camera dei Deputati. Lì si decide tutto e soprattutto dei soldi che spende la Camera dei Deputati. Quando siamo arrivati ci siamo letti i bilanci e entrate e uscite abbiamo trovato uscite infitti dal 98 ad oggi per 544 milioni di euro pagate ad un imprenditore che ci fittava due palazzi che valevano al massimo 5 milioni di euro. Arrivati lì, guardando questi contratti, abbiamo voluto usare il buon senso e abbiamo detto: quello che avete combinato negli ultimi anni, dal 98 ad oggi, 500 milioni di euro per palazzi che valgono 5 milioni di euro, che si potevano comprare il primo mese, mettiamolo un attimo da parte. Però adesso recediamo da questi contratti, se volete li compriamo questi palazzi se proprio vi piacciono, perché alla fine se preventivate 32 milioni di euro all'anno di affitto per palazzi che ne valgono 5, già siamo in negativo. Possiamo recedere? E loro ci hanno detto, inclusa la Presidente Boldrini, non si può fare perché questi sono dei contratti senza clausola di recesso che furono firmati nel 1998 da un certo Luciano Violante ad un certo imprenditore, no, applausi a Luciano Violante, no, vi prego, ad un certo imprenditore che si chiamava e si chiama Scarpellini. Ora, voi immaginate noi che arriviamo in Parlamento, assistiamo alla scena che ci viene detto non si può fare. Noi rispondemmo con molta sincerità: scusate, noi siamo il legislatore, quelli che fanno le leggi in questo paese, e ci venite a dire che non si può fare? Ci siamo applicati un po', e Riccardo Fraccaro, che appunto è l'unico parlamentare eletto in Trentino Alto Adige del Movimento 5 Stelle, scrive un emendamento
che viene presentato a novembre in aula, in cui si dice una cosa molto semplice: tutti gli organi costituzionali e le pubbliche amministrazioni che hanno in essere contratti eccessivamente onerosi, cosiddetti fitti d'oro, possono recedere da quei contratti nel 2014 con un preavviso di 6 mesi. Ora, noi l'avevamo presentato preparandoci ad una battaglia mediatica su questa cosa, solo che non se ne sono accorti e lo hanno approvato ed è diventata legge dello Stato. Il problema è stato il giorno dopo, quando quell'imprenditore ha scoperto che noi avevamo fatto passare la nostra proposta, e quell'imprenditore va ai giornali il giorno dopo, come fanno le organizzazioni criminali quando non gli sono fedeli i politici, va ai giornali il giorno dopo e spiega che in questi anni da lui sono venuti tutti, erano andati tutti i partiti politici a chiedergli voti, posti di lavoro, soldi per le campagne elettorali. E non solo, ci racconta anche a mezzo giornali che quando Violante gli firmò i contratti, lui non era proprietario dei palazzi, bensì si fece firmare i contratti da Violante. Poi andò in banca e disse: guardate, la Camera dei Deputati mi ha firmato un contratto di 32 milioni di euro di fitti e io devo costruire 2 palazzi che al massimo mi vengono 7-8 milioni se proprio vogliamo lastricarli d'oro. Che dite, me lo date un mutuo? Assolutamente te lo diamo. Così siamo bravi tutti a fare gli imprenditori in questo paese, no? Grazie alla norma che è passata e che, devo dire, stanno cercando di eliminare in tutti i modi, ma non ci riescono perché si è attratta l'attenzione mediatica, grazie a questa norma noi tra 2 settimane recediamo dai contratti di Scarpellini e li facciamo saltare. Ma non solo, grazie a questa norma noi intercettiamo un mercato di fitti d'oro dati ai palazzinari in Italia che vale 4-5 miliardi di euro. E come lo faremo? Chiameremo i Mitap, dove non abbiamo i sindaci, non abbiamo i presidenti di regione, vi forniremo 2 moduli. Uno lo dovete presentare al comune, in cui direte: in base al caro sindaco o caro presidente della regione e così via, in base alla norma Fraccaro tu devi recedere dai contratti dei fitti d'oro e quindi cominciare a far risparmiare la spesa pubblica del tuo ente che dirigi. Se entro 30 giorni non ci rispondono, non recedono dai contratti, avete un altro piccolo modulo che è un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale, e se la vedono con la giustizia i sindaci, i presidenti di regione e i presidenti di provincia. Io perché vi sto raccontando queste cose? Vi sto raccontando queste cose perché questi risultati li hanno portati a casa delle persone che non avevano la benché minima esperienza politica, non avevano la benché minima esperienza di correnti, di tessere, di partiti, hanno sempre rinnegato il vecchio modo di fare politica. E allora, a distanza di un anno, esattamente un anno da quando siamo in Parlamento, io vi posso dire che di storie come quelle che vi ho raccontato stamattina ce ne sono a centinaia. Potete andarle a cercare in tutte le commissioni. L'8 per mille all'edilizia scolastica non l'hanno fatta passare loro, l'ha fatta passare la nostra commissione istruzione con Luigi e con tanti altri. E alla fine vuoi vedere che in politica, invece dell'esperienza, della permanenza nelle istituzioni, serva proprio l'inesperienza perché è entusiasmo e voglia di poter fare? Vuoi vedere che arrivare da inesperti e guardare dei bilanci come quelli che vi ho raccontato portano a prendere delle scelte di buonsenso? Perché guardate che non è colpa di Violante soltanto. Dopo Violante c'è stato Casini, e dopo Casini c'è stato Bertinotti, e dopo Bertinotti c'è stato Fini. Ci sono stati tutti le forze politiche di questo paese lì a guardare che si spendevano 32 milioni di euro dei vostri soldi ogni anno per palazzi che valevano 4-5 milioni di euro. E nessuno ha mai detto niente, nessuno. Allora, di cosa stiamo parlando? Noi stiamo parlando che adesso questo modello, che è un modello che voi assaporate ogni giorno dal punto di vista del governo, ma in Parlamento è ancora opposizione, dobbiamo iniziare a immaginarlo come forza di governo,
un modello di cittadini liberi, un modello di cittadini con le mani pulite, che per un determinato periodo di tempo stanno nelle istituzioni per cercare di portare a casa dei risultati per i cittadini. È semplice? No, ma bisogna pur cominciare. E con chi vogliamo cominciare? Il discorso è molto semplice. Noi abbiamo un paese in questo momento in crisi, in cui però c'è una parte del paese che si sta arricchendo mentre c'è la crisi. Il 10% delle famiglie italiane oggi possiede il 65% della ricchezza nazionale ed è in aumento. E il maggior numero di ricchezza accumulata l'ha accumulata proprio negli anni della crisi. Che significa? Che se un governo si forma in base agli equilibri di quel 10% di famiglie, noi non abbiamo speranza che cambi nulla, perché lo status quo li arricchisce. Se un governo si forma, notiziona, sull'altro 90% di famiglie che dovrebbero essere la maggioranza in questo paese, beh, allora noi andiamo in un'altra direzione, andiamo oltre questo sistema che è incancrenito da 20 anni. E il ragionamento è tutto qui, ve lo spiegava Marco Davilla prima, che diceva che tolgono le pale alle centrali idroelettriche. Ma perché? Perché c'è qualcuno che si sta arricchendo se non funzionano le centrali idroelettriche. È cioè proprio ormai una cosa semplicissima, un ragionamento che applichi a tutto. E allora ci prepariamo ai prossimi appuntamenti. Io, guardate, oggi non sono venuto a parlare degli altri. Come vedete, sto parlando del Movimento 5 Stelle e di quello che abbiamo portato a casa. Altra notizia, per chi non lo sapesse, ma ormai c'è abbastanza consapevolezza nelle persone, siamo l'unica forza politica che ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali alle ultime elezioni, e a giudicare dalle casse di oggi ci facevano comodo. Oppure siamo la forza politica in cui ognuno di noi si dimezza lo stipendio e mette i soldi su un fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà, e oggi ci sono già 4 milioni di euro su quel fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese. Ma non è solo questo. Io credo che noi adesso dobbiamo fare un ragionamento per le prossime europee e per le prossime anche comunali e regionali che ci apprestiamo a fare, che è anche molto più elementare. Alle prossime elezioni i programmi saranno tutti uguali, questo mettetevelo in testa. Alle prossime elezioni sentirete parlare tutti male dell'Europa. Sentirete tutti dire che questa Europa ci sta massacrando, questa Europa ci sta impoverendo, e quindi dobbiamo fare delle cose per cambiarla. Ma non è questo il punto. Il punto è capire chi veramente ha la credibilità per poter dire queste cose. Faccio due esempi su tutti. Stamattina la ministro Giannini, che si occupa di istruzione, ma ha rilasciato anche delle dichiarazioni sui beni culturali, perché Franceschini non sta bene e quindi anche lei si sta occupando di quel ministero, ha detto che dobbiamo vendere ai privati i beni culturali. Dobbiamo, che significa 99 anni di concessione, questo significa. Perché vi dico questo? Perché noi adesso, la prossima campagna elettorale, si giocherà su un trattato europeo che si chiama Fiscal Compact. Ne parlano ancora in pochi, ma tra poco lo sentirete nominare da tutti, perché ci chiede di mettere da parte 50 miliardi di euro all'anno per i prossimi 30 anni, e faccio presente che questi non sono stati capaci neanche di trovare 4 miliardi di euro per l'IMU l'anno scorso, 50 miliardi, ovvero chi condivide questo trattato e chi pensa che sia una cosa giusta si appresta a svendere istruzione, sanità e beni culturali. A voi vi verranno a raccontare che vogliono vendere le caserme, c'è questo mantra, vendiamo le caserme. Quando io ho chiesto a chi di dovere, ma scusate, ma queste caserme chi se le compra in questo momento? No, noi le mettiamo in vendita, poi vediamo. Bene, ed è chiarissimo che le caserme non si venderanno mai. Qui abbiamo milioni di unità abitative dismesse e di edifici pubblici dismessi che nessuno cerca. Allora noi sentiremo parlare male dell'Europa a Berlusconi, il quale questo Fiscal Compact l'ha firmato, è lui che è andato a firmarlo. Sentiremo parlare dell'Europa in maniera più moderata, ma sempre male, il PD,
che lo ha ratificato il fiscal compact. Andate a vedere le votazioni in aula e lo hanno votato. Sentiremo parlare male dell'Europa addirittura i reduci della lista Monti, che sono l'Europa bancaria e nient'altro, e sentiremo parlare male dell'Europa a SEL e Lega Nord, che rispettivamente sono gli alleati e sono stati gli alleati di quei paesi, di quei partiti che ci hanno portato nelle mani delle banche europee. Allora, il valore con cui dobbiamo avvicinarci alla prossima elezione non è quello dei programmi, ma la credibilità delle persone che enunciano quei programmi, la credibilità di forze politiche che dobbiamo verificare. Per verificarlo basta vedere una sola cosa: sei una forza politica che ha fatto il giorno dopo le elezioni quello che diceva il giorno prima delle elezioni? In questo modo fate subito una cernita, di quei partiti che negli ultimi 20 anni hanno causato questo disastro e oggi vi vengono a proporre le soluzioni per risolverle. E quando io vedo il PD, Forza Italia e chi più ne ha più ne metta venire da noi cittadini a dirci: noi vogliamo cambiare tutto questa volta, vogliamo cambiare il paese, io gli chiedo sempre: ma scusa, tu hai governato negli ultimi 20 anni, ma perché non le hai fatte prima queste cose? Tu le hai causate e tu mi vieni a raccontare che le vuoi migliorare. E in Europa dobbiamo portare i Fantinati, i Fraccaro, i Crippa, quei marziani di cui parlava il Sole 24 Ore, a scoprire l'uovo di Colombo. Noi dobbiamo portare in Parlamento europeo dei cittadini normali. Noi non candideremo Star, non candideremo i Vazzanicchi, non candideremo Mastella, non candideremo De Mita, tutta gente che oggi vi rappresenta al Parlamento europeo e rappresenta tutta la nazione, non rappresenta solo i loro partiti. È questo il dramma. Noi non candideremo Star, porteremo in Parlamento europeo delle persone normali. I candidati potrebbero essere anche tra di voi, tra poco partiamo con le candidature, tutti si potranno candidare, ci saranno dei parametri restrittivi per evitare qualche infiltrato, ma potenzialmente, come noi siamo ed eravamo degli sconosciuti e sono arrivati in Parlamento italiano, così funzionerà per il Parlamento europeo, per il Movimento 5 Stelle. E siccome in questo momento i sondaggi danno il Movimento 5 Stelle a 3 punti dal PD nelle elezioni europee, che significa, visto che alle elezioni nazionali ci davano al 18% e abbiamo preso il 25,5%, significa che siamo già oltre il PD. E siccome attualmente la paura che il Movimento 5 Stelle e il rischio che il Movimento 5 Stelle possa fare è la prima forza politica e vincere le elezioni europee c'è, allora cominciano a copiare i nostri temi, cominciano a parlare dei nostri temi. Ma la differenza sta sempre lì, nella differenza, nello spread, se vogliamo utilizzare un termine in voga, tra parole e fatti. Noi dobbiamo verificare sempre che differenza c'è tra le parole che dicono e i fatti che fanno. E guardate, Monti, Berlusconi, Letta, adesso Renzi, sono governi che non hanno le mani libere, sono governi in cui l'ultimo è stato messo a ministro dello sviluppo economico, il più grande ministero, il più importante ministero del governo, è più importante anche della presidenza del Consiglio, perché è quello che eroga i soldi delle vostre tasse, il MEF, Ministero dell'Economia e Finanze, li prende. Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, li eroga e decide le politiche economiche. A capo del MISE c'è la Guidi, che è di Confindustria, è la figlia dell'ex presidente di Confindustria, e a capo del MEF c'è un certo Padoan, che era il consulente di Giuliano Amato quando fece i prelievi forzosi sui conti correnti degli italiani all'inizio degli anni 90. Noi abbiamo persone del Fondo Monetario Internazionale e delle grandi industrie italiane che direzioneranno le nostre politiche economiche sempre nella stessa direzione. Lo sapete tutti, l'avete ascoltata, la telefonata a Radio 24 in cui l'ex ministro Barca del governo Monti dice che un certo De Benedetti, patron dell'Espresso e di Repubblica, lo chiamava per fargli fare il ministro dell'economia del governo Renzi. E questo Barca diceva: io Renzi non l'ho mai sentito, ma c'è De Benedetti che fa da stalker a telefono ogni giorno per farmi fare il ministro dell'economia. Ditemi di cosa stiamo parlando, è sempre lo stesso stile. Come diceva Beppe ieri, questo non è il governo Renzi, è solo Renzi, perché il governo è di qualcun altro in questo momento, e noi questo dobbiamo scongiurare. Allora,
vado verso la conclusione. Noi dobbiamo convincerci che in questo momento, in questo paese, c'è una rivoluzione silente in atto che ha portato il Movimento 5 Stelle nel giro di 3 anni a prendere 9 milioni di voti e classificarsi prima forza politica in Italia. L'abbiamo fatto in 3 anni, senza un euro di soldi pubblici, con tutta la stampa contro e con tutta la politica contro, e anche il Presidente della Repubblica contro, che hanno dovuto rieleggerlo per poter garantire gli equilibri che c'erano prima. Allora, di fronte a questa situazione, noi dobbiamo solo crederci. Perché io sono convinto che se queste persone di cui vi ho raccontato oggi sono riuscite a fare quello che hanno fatto dall'opposizione con tutti contro, queste persone, se oggi stessero al governo, in 4 mesi lo cambierebbero questo paese, anche perché la loro qualità l'abbiamo vista. Io ho visto i Bocconiani al governo, i Montiani, abbiamo visto cosa hanno combinato. Non ci servono i master per governare questo paese, ci servono cittadini di buon senso che si ricordano quali sono i problemi delle persone, che non stanno nelle auto blu, che girano con i treni. Voi non è un luogo comune, io non girando con l'auto blu ho sempre l'occasione di parlare con qualcuno in treno, in tassi, sui pullman, e parlo con dei cittadini che mi danno anche i cosiddetti feedback di quello che stiamo facendo, mi dicono le loro impressioni, mi aiutano anche a capire dove sto sbagliando. Ma se tu passi tutta la tua giornata 12 ore in un palazzo schermato, chiuso, nessuno può entrare, appena metti piede fuori metti piede in un'auto blu che ti porta a casa, il giorno dopo ricominci, ma scusate, quando è che hai il contatto con i cittadini? Poi vai ad un convegno, e sappiamo come molto spesso si organizzano i convegni dei partiti, il segretario di zona chiama nipoti, mogli, tutta quella gente che dopo mezz'ora se ne scappa. Noi, almeno io so che non abbiamo né pagato e né chiamato per stare qui, lo voglio sperare, e questo è già il grande passo in avanti. Noi ci dobbiamo convincere che possiamo essere forza di governo, e ce ne possiamo convincere guardando i nostri sindaci, guardando quello che fanno i nostri sindaci. In questi giorni state sentendo parlare di decreti salva Roma, decreti salva Napoli, ma non sentite parlare di decreti salva Parma, nonostante lì ci fossero centinaia di milioni di euro di debito, perché i nostri sindaci, la prima cosa che fanno quando arrivano in questi comuni è cominciare ad amministrarli con il buon senso. Il codice civile dice con il buon senso del buon padre di famiglia, la responsabilità del buon padre di famiglia. Io dico con il buon senso di qualsiasi madre, di qualsiasi persona che ha a cuore il buon andamento della propria famiglia o dell'amministrazione pubblica. Quando io sono arrivato lì e ho trovato 500 milioni di euro di fitti, non è che ho chiesto una consulenza ad un economista per capire che quella era una porcata. E questo fanno i nostri sindaci oggi. Quando siamo, i nostri sindaci, per esempio il nostro sindaco di Parma, è arrivato a Parma e ha trovato 800 milioni di euro di debito, è andato a capire da dove veniva e ha trovato agenzie immobiliari in cui investiva il comune, fondazioni improbabili. Ha chiesto ai dirigenti del comune e ha detto: ma perché esistono queste cose? Perché siamo diventati degli imprenditori immobiliari al comune di Parma? E gli hanno risposto: guardi, basta vedere il CDA, qui c'è il fratello di questo, qui c'è l'amico di questo, glielo devo spiegare io perché esistono questi enti. Bene, noi non abbiamo avuto voti da questi enti, non abbiamo fratelli e sorelle da sistemare, quindi per favore eliminiamo questa roba inutile e cominciamo a ridurre il debito. Questo si può fare solo se sei libero, se hai le mani libere e vai da solo. Perché se cominci ad allearti, se cominci ad allearti con quelli che tenevano il fratello e il nipote lì dentro, tu quegli enti non li puoi eliminare e alla fine non fai niente di utile per il bene comune, che è per esempio cominciare a ridurre il debito del comune e cominciare a pagare le imprese che hanno crediti verso quel comune. Ed è questo che stiamo facendo. Allora, decidiamo. Alle prossime elezioni abbiamo anche l'Abruzzo, una candidata fantastica, Sara Marcozzi, presidente della regione Abruzzo, Davide Bono, presidente della regione Piemonte. Noi abbiamo grandissime occasioni, dobbiamo uscire solo dal paradigma del politico d'esperienza. Cominciamo a sostituire la parola esperienza con entusiasmo e verifichiamo se i nostri candidati ce l'hanno. Grazie. Grazie Luigi Di Maio, grazie.